Se io vi chiedessi qual è quell'elemento assolutamente fondamentale, assolutamente basilare per la realizzazione di una buona fotografia di natura, ma di una fotografia di qualunque tipo, sono sicuro che molti di voi risponderebbero forse una buona attrezzatura, falso, una buona composizione, falso, una buona location, falso, un buon fotografo, falso. Oddio, un buon fotografo magari aiuterebbe, ma nessuna di queste risposte è quella giusta per quello di cui andremo a discutere noi adesso. Ne parliamo fra poco. E allora, questo elemento è insito nel nome stesso che definisce la passione che noi abbiamo, che noi cerchiamo di realizzare. Sapete benissimo che il termine fotografia è deriva dall'unione dei due termini greci photos e graphos. Graphos, scrittura, photos, luce. Quindi letteralmente scrittura con la luce. Ed è questo quello che noi facciamo quando realizziamo una fotografia. Scriviamo letteralmente con la luce. Ed allora, come quando scriviamo dobbiamo conoscere la grammatica, noi dobbiamo conoscere la grammatica della luce, per così dire, ovvero sia quelle caratteristiche, almeno quelle caratteristiche basilari, che entrano in campo quando realizziamo una fotografia. Perché soltanto in questo modo noi sapremo come la luce interagisce con la scena che noi stiamo fotografando, e soltanto in quel modo noi sapremo porci rispetto alla luce, rispetto a queste caratteristiche fisiche, nella maniera ottimale per raggiungere i risultati migliori nella scena, nel realizzare la fotografia che stiamo cercando di realizzare. E quindi facciamo questa breve chiacchierata sulla luce. Come avete visto, qui siamo in studio, ci siamo messi tranquilli e rilassati, non siamo sul campo e non stiamo facendo fotografie. Ci fermiamo un secondo perché dobbiamo riflettere su queste cose, perché guardate, non è pura teoria, cioè, ovvero sia, la lezione al limite è teorica, quello che diremo è teoria, però dobbiamo, diciamo, somatizzare nella maniera più profonda possibile questi concetti, che poi sono fondamentalmente abbastanza anche semplici da introiettare, no? Perché sono veramente fondamentali, veramente fondamentali. E allora, tre sono le caratteristiche fisiche della luce che noi dobbiamo assolutamente conoscere, e cioè la temperatura di colore, la dimensione della luce e la direzione della luce. Di questi tre parametri dobbiamo tener conto se vogliamo essere veramente all'altezza di interagire con la luce e di utilizzarla nella maniera migliore possibile. La temperatura di colore, d'accordo, è quella caratteristica fisica che la luce ha insita, deriva da alcuni elementi oggettivi, quali per esempio la nuvolosità, la presenza di nuvole, di foschia, di smog, se si è in ombra o se si è al sole. È quell'elemento che bene o male tutti conosciamo, che si misura con i Kelvin, con i gradi Kelvin, e forse alla fine, tutto sommato, è l'elemento più semplice, è la caratteristica più semplice da manovrare, da controllare, e la controlliamo attraverso quello strumento che lo stesso software della nostra fotocamera ci mette, di qualunque fotocamera ci mette a disposizione, ovvero sia il bilanciamento del bianco, the white balance. Noi sappiamo che c'è questa famosa scala, ognuna delle con vari simboli, ognuno di quei simboli corrisponde a una condizione di luce, ombra, sole, caldo, luce fluorescente, chiuso, notte e così via. E utilizzando questi simboli noi possiamo
controllare bene il parametro della temperatura di colore, ma direi che al limite anche il white l'automatic white balance, il bilanciamento del bianco automatico, è già di per sé funziona benissimo, funziona egregiamente nella maggior parte dei casi. E poi, se siete sofisticati, sapete come funzionano i gradi Kelvin, magari un giorno la faremo un'altra lezione. Se sapete come funzionano i gradi Kelvin, potete utilizzare la scala Kelvin. Io in realtà mi sono trovato poche volte nella condizione di dover proprio utilizzare i Kelvin, la scala. Generalmente nel 90-95% delle situazioni il bilanciamento del bianco automatico è più che sufficiente. E quindi questo, diciamo, è il primo parametro ed è quello più semplice da controllare, da contingentare, da utilizzare. Il secondo di questi parametri, la dimensione della luce, è un po' più desueto, no? Ma solamente nel parlarne, perché poi in realtà tutti noi ne teniamo in qualche modo conto, anche inconsciamente ormai, quando facciamo una fotografia, quando realizziamo una fotografia, tutti noi teniamo conto di questo parametro della dimensione della luce, bene o male. Che cosa vuol dire dimensione della luce? In buona sostanza, dimensione della luce vuol dire dimensione della fonte che porta la luce nella nostra scena, ovvero sia dimensione della fonte di luce, fondamentalmente, no? E si va dalle piccole fonti, come può essere uno spot, alle fonti più grandi, un softbox, un lampadario, oppure anche il sole, che è la fonte di luce più grande, fondamentalmente, ma è molto particolare, adesso ne parleremo. Qual è l'assunto? L'assunto fondamentalmente è che più è grande la fonte di luce, più la scena risulterà uniformemente illuminata. E allora a questo punto generalmente i miei allievi mi fanno un'obiezione: ma allora perché il sole, che è la fonte di luce più grande di tutte, porta le ombre? È quello che porta più ombre, fondamentalmente, determina le ombre. È vero che il sole è la fonte di luce più grande che c'è, ma è anche vero che è relativa rispetto a questo discorso che stiamo facendo, perché è molto lontana, è lontanissima e si comporta fondamentalmente come un faretto spot. Se voi vi ponete sotto un lampadario, il lampadario illuminerà, un lampadario grosso per dire, vedrete che quello che c'è sotto sarà illuminato molto uniformemente, secondo appunto questo concetto che più è grande la fonte di luce, più uniformemente è illuminata la scena. Quindi a questo punto, per esempio, quando siamo in presenza di un cielo coperto, velato, o di nuvole diffuse, oppure siamo prima dell'alba o dopo il tramonto, quando il sole è tramontato o ancora non è sorto, quindi fondamentalmente non c'è la fonte di luce, non la individuiamo la fonte di luce. Ecco, queste sono situazioni, si parla di, in questi casi, di luce indiretta, indirect light. E fondamentalmente, secondo me, è la luce migliore, la luce che almeno io preferisco nella realizzazione delle fotografie di paesaggio, di dettaglio, ma anche di macro, di qualunque tipo di fotografia. Pensate per esempio che se siete in un bosco, l'unica luce che effettivamente vi permette di fotografare è questa. Se fotografate in un bosco in presenza di sole, sapete bene, sarà un disastro, sarà una tragedia. Bene, quindi fondamentalmente la luce indiretta è la luce più bella per quanto mi riguarda. È vero che scomparendo le ombre, sostanzialmente che cosa scompare? Scompare il contrasto, perché sapete che il contrasto in una foto è determinato dal rapporto tra le aree più chiare e le aree più scure, tra le luci e le ombre, fondamentalmente, no? E vedendo a scomparire questo, la foto diventa più piatta, la fotografia diventa più piatta. Però perché io dico che la luce è più bella? Perché intanto mi dà il controllo a me personalmente, della luminosità che voglio distribuire sulla scena. E poi fondamentalmente
svincolandomi da quei calcoli sull'esposizione, sulle zone di più esposizione, esposizione per le luci, esposizione per le ombre, svincolandomi da questi calcoli, mi dà la possibilità di concentrarmi su quello che effettivamente è veramente importante in una fotografia, e cioè la composizione. E non è così scontato che succeda. Non è così scontato che si pensi alla composizione bene se ci sono altri elementi che ci disturbano.